Ma noi il clima che auspichiamo è quello che ieri abbiamo illustrato per il patto per Napoli. Noi non è che cambiamo mai atteggiamento, abbiamo detto pubblicamente, poi l'ho fatto anche personalmente al ministro, che la questione del CR8, che non compete al comune di Napoli, sinora ce la siamo risolta da sola. Questo è un fatto ingiusto, è un fatto grave, perché abbiamo rischiato di non approvare il bilancio, di non avere liquidità, non avere cassa, non pagare gli stipendi e non garantire i servizi. Adesso ovviamente auspichiamo che, approvato il bilancio in giunta e la settimana prossima in Consiglio Comunale, il governo faccia la sua parte, perché noi misureremo il livello di qualità dei rapporti istituzionali non tanto dalle parole, che sono anche importanti, ma dai fatti. Sul patto per Napoli registriamo un livello di cooperazione molto molto positivo. Adesso ci attendiamo risposte importanti sugli enti locali, sulla città di Napoli che è in piano di riequilibrio, sull'avanzo libero della città metropolitana, di cui poi ho parlato col ministro De Vincenti, sul CR8 e su Bagnoli. Se ci fossero dei segnali di giustizia, da questo punto di vista noi non faremo altro che sottolineare apprezzamento per i fatti che dovessero arrivare in questa direzione. Sinora su Bagnoli registriamo degli aspetti anche molto interessanti, infatti credo che ci rincontreremo nei prossimi giorni, invece sul CR8 non sono arrivati i fatti, attendiamo, e sugli enti locali devo dire sinora la risposta è stata assolutamente insoddisfacente, quindi vediamo se ci saranno atti di giustizia tra tutti i comuni d'Italia, perché l'Italia è un paese unito nelle diversità, o registreremo atteggiamenti da figli e figliastri. Quindi, come al solito, misureremo il livello di cooperazione dai fatti.